2. Vai. Ma che l'invidia è una brutta bestia. Senti l'invidioso. No, scusa. Senti l'invidioso. Volevo dire una. Ti faccio un complimento. Stai bene vestito così. No, scusa Paolo, ma scusa, Ivo, e tu non puoi ridere sull'abbigliamento. Neanche quell'altro che dica. Allora, se il vostro modello di abbigliamento è Renato Zero, non è un problema dai, mio. Dai Paolo. Ma ragazzi, dai, ma è una roba. È senza vergogna. Ma guarda, quello dai. C'è il maglione di Natale. Ma almeno se lo cambia. Ma almeno lo vedo diverso ogni volta che viene in onda. Questo è di cotone. È di cotone. Ogni giorno è di Natale, è di cotone. Paolo, il problema non è che stai male vestito così, è che tu sei così, cioè hai uno stampino, sei Homer Simpson, sono 15 anni che è vestito uguale, tu sei Homer Simpson. No. Cioè, Paolo, veramente, cioè, no, però ragazzi, attenzione, oggi ha aggiunto una collana da terrone. Guarda, pure la collana. Madonna mia, è bello che lui ti guarda come per dire, guarda che io sono scicchissimo, mi fa, ma guarda che Tiesto si veste come me, ma Tiesto è Tiesto, tu non sei Tiesto. Allora, ti ho fatto un tu esempio, sei Grassos. Ti ho fatto un esempio di stile. E sei il DJ, cioè, Grassos. Allora, come, sentiamo l'abbigliamento. Oh, perché uno cosa si deve mettere? Ma ti puoi mettere. Allora, io sai cosa ho visto? L'altro giorno ho visto Armani con la maglietta Mistral, ma gialla arancione. Ma no. È vero. Sì, ma non sei Armani tu, Paolo! Tu sei solo non Paolo. Sei oro di cazzo! È quello il concetto, io sono Paolo e mi vesto come cazzo! Ma no, è vero. Ma no, non posso vestirmi come voglio, Armani, perché gli invidiosi. Armani si metterà una maglietta grigia. Noisers, diteglielo! I Noisers si vestono come cazzo gli pare, no, nessuno li deve giudicare. Cioè, sai italiani che anche... medi di Paolo, merda! Sai che anche le guardie svizzere hanno la divisa estiva e quella invernale, tu no! No, la divisa da Paolo Noi. Ma che divisa è? Ma che divisa è? Poi arriva e fa: ho preso un paio di pantaloncini nuovi. Sono uguali a quelli che avevi ieri, identici. No. Ho capito. Allora, secondo il tuo concetto, io dovrei vestirmi con i colori di Ridella. Ma no, aspetta, che no, mi vesto quello da che cammello. Penso, scusate un attimo, quello che penso dei tuoi vestiti. Abbasso no, il microfono. No, ma no. Questo io devo far dare consigli estetici da uno che scorregge in un microfono. E allora cosa vuoi? Anche poi tu sei vestito benissimo. Tanto allora io devo dire innanzitutto, chiedo scusa, oggi non sono in formissima, ho fatto la notte in bianco e sto cazzo di mal di denti. Tra l'altro non è neanche il denti che mi sono levato, è l'altro. Cioè quello, io c'ho i denti invidiosi. Cioè, allora, quello che sta dalla parte sinistra è invidioso del fatto che ho levato quello di destra. Addirittura la tua invidia si è divisa a metà del tuo corpo. Il destro invidia il sinistro. Che puzza. Marco, siamo uguali comunque. Anch'io c'ho un problema al dente. Ieri. No. Cosa c'è? La scorreggia? È invidioso della puzza del mio culo. Che schifo. Comunque, volevo soltanto farvi notare una cosa, signori. Ma grazie, sì, Marco. Sì, signori. Io ieri ho detto, ho chiuso la puntata dicendo purtroppo domani non ci sarà. Bravo. Ma vista l'emergenza, bravo, Fabio Lisei senza voce, bravo, oggi signori, no, non pensate quella cosa. C'è Ivo Abido in onda. Ma vi rendete no, conto? No, Marco, tra l'altro vorrei farvi notare che sto lavorando in un giorno di festa. In che senso, scusa? Come? Oggi che festa? È San Giustino, il santo patrono di Chieti. Ma che stiamo scherzando? Ma chi se ne frega? Cioè, San Giustino. Sì, oggi panino con la porchetta, arrosticini, minchia ragazzi. Pensa cosa si sta perdendo quest'uomo, anzi amici di Chieti, cortesemente inviate un pacco celere al signor Ivo Abido che possa festeggiare con gli arrosticini in studio il suo San Giustino. Bravo, signore. Grazie Marco, grazie. Ma che Marco. Cazzo siamo amici o non siamo amici? Grazie Marco, vedo che hai apprezzato e ne sono grato. Lo sai, bravo, che questo cuoce gli arrosticini a Milano sul balcone, è una roba incredibile. Lui può. Ma perché schifo. Ivo. Sinceramente, prima di mettere la sigla d'apertura, sì, io vorrei chiederti una cosa, ma tu veramente sogni di aprire un bagno, cioè una spiaggia tua, neanche tua tra l'altro, gestire una spiaggia quando sarai anziano? Anziano, se per te anziano è 36 anni, sì Marco. No. Magari bagni Giada, sai che figata. Magari Marco che se ne va, magari. Ma con tutti i funghi sulla schiena, cioè pensa che bagnino di merda. No, il problema è che fa fare il bagnino al maestro, e quello è il casino. Alan Caligiuri, non toccarmi la bellezza del maestro. Questo altro che Mitch Buchanan, figlio di puttana. Dillo. Ma chi pensi di essere? Guarda che fisici, guarda. Chi pensi di essere?
te lo dico, ti dico. Chi è? Allora, ti dico solo che l'ombrellone a me lo apre Lucia quando stiamo. Non ci riesco, forza, non ce la faccio aprire. Ma scusami, ma perché chiedere a Lucia quando c'hai l'apri ombrellone ufficiale Luca Alba? Scusa. Ti apportati lui in spiaggia. Cazzo, Luca Alba lo possiamo far lavorare, ragazzi. Hai capito? Intanto noi ci colleghiamo con Studio Chiuso, le ultime notizie vere dal mondo. Buongiorno e bentornati a Studio Chiuso. Scusate la voce rotta, ma ieri sera è iniziata la nuova stagione di Gomorra e sono commossa. Bello. È davvero straordinario il successo che sta riscuotendo questa serie dedicata al prodotto italiano più esportato nel mondo, la criminalità organizzata. Sì. È davvero un fiore all'occhiello. Bravi. Finalmente un orgoglio nazionale. Per fortuna che grazie a Mafia, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Sisde e P2 non ci mancheranno mai spunti per nuove serie. Grazie amici criminali, siete una risorsa. Sì. E adesso largo alle notizie. L'unica roba che ragazzo di 15 anni scopre su Google una vecchia città maya, sbagliando a digitare vecchia maiala. Jihadisti catturati a Bari, nelle intercettazioni telefoniche compare la frase "portami le fionde". Alfano: è chiaro, l'ISIS vuole attaccarci con gli Angry Birds. Bari: ritrovati 550 grammi di tritolo, servivano per un attentato contro il procuratore di Napoli, ma la camorra li custodiva in Puglia. Non si sa mai che glieli rubavano, con la gente che c'è in giro a Napoli oggigiorno. Roma: unioni civili, il candidato sindaco Marchini: se verrò eletto non celebrerò le nozze gay. La risposta della Boschi: i sindaci devono rispettare la legge. Le risate finte, non mi riesco. Sarà percepito. È la battuta del mese. Aspetta, una del PD che dice: i sindaci devono rispettare la legge. Meglio di Crozza, ragazzi. Amadeus pensa di essere fuori onda e canta "Vorrei la minchia nera". La Rai minimizza e cambia il titolo del programma in "Mezzo porno in famiglia". Per il momento è tutto, aggiornamenti nelle prossime edizioni. Amadeus, ma che fuori onda, vorrei la minchia nera. Scusami, integrazione. Ragazzi, l'Italia sta cambiando, esatto. Arrivano tante persone colorate e hanno una cosa in più di noi, hanno il cazzo più grosso. Quindi bravo Amadeus, sì, tutti insieme. Bravo. Vorrei la minchia nera. Basta Palmieri, basta che non leggo. 14:09 ragazzi, dai, che andiamo. Ormai 10, credo. Che voce.